Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del Prima TG Flash. Andiamo subito con la prima notizia. Si è svolta ieri a Palazzo Santa Lucia la riunione periodica con i direttori sanitari dell'ASL e l'unità di crisi per la valutazione della situazione Covid-19 in Campania. I direttori sanitari hanno fornito le informazioni relative alle aree e alle strutture di loro competenze. È stata verificata la piena tenuta del sistema sanitario regionale nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda i posti letto, sia ordinari sia di terapia intensiva. A margine della riunione è stata quindi affrontata con l'unità di crisi regionale la questione relativa alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, secondo quanto prospettato dall'ordinanza numero 90 del 2020 della Regione Campania. Si è preso atto delle attività di screening svolte sul territorio e si è convenuto che nella giornata di domani le ASL comunicheranno formalmente i risultati delle operazioni effettuate. Sulla base dei dati e delle relazioni presentate verranno assunte le decisioni in merito alla riapertura delle attività in presenza delle classi scolastiche prese in esame, fatta salva in ogni caso la possibilità per i singoli comuni di decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente sui singoli territori. Nel frattempo è stato stabilito che proseguiranno anche nelle prossime settimane le operazioni di screening estese alle fasce della popolazione studentesca di età più elevata rispetto a quelle coinvolte finora. Curva stabile ma ascendente, quella dei contagi Covid della Regione Campania. Come divulga il bollettino dell'unità di crisi regionale, i nuovi positivi nell'ultima 24 ore sono 3.554 su più di 24.690 tamponi effettuati, per una percentuale di positività ai test che scende al 14,39%. I deceduti sono 32 in un range di tempo che intercorre tra il 15 e il 20 di novembre. I guariti delle ultime 24 ore sono invece 1.379. Il report dei posti letto in Regione Campania vede la terapia intensiva con 198 posti letto occupati su 656 disponibili e nei riparti Covid sono occupati 2.260 posti letto su 3.160 disponibili. Secondo i dati del Ministero della Salute, invece, in tutta Italia sono stati 34.767 i nuovi positivi da Covid-19 su più di 237.000 tamponi effettuati, con una percentuale di positività ai test che scende al 14,65%, e purtroppo si segnalano 692 decessi a causa del coronavirus e 19.502 guariti. Ieri è stata ufficializzata l'elezione di Enzo Falco a sindaco di Caivano con una cerimonia nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid del periodo. Vediamo un breve estratto dell'evento. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico Ulteriori 900 contagi nel Casertano, comunicato dall'ASL della provincia nel consueto bollettino di aggiornamento quotidiano. Per la precisione si segnalano 914 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, cui si aggiungono 484 guariti e 3 deceduti. Il numero di tamponi effettuati è stato 3.519 per un rapporto positivi riscontrati e test processati pari al 25,97%, molto superiore rispetto sia alla media regionale che alla media nazionale.
la città tra i 104 comuni della provincia di Caserta che fa registrare il maggior numero di attualmente positivi, Aversa con 1251, seguita da Caserta con 1189 e Marcianise con 781. Rimane attiva fino alle 18 di stasera l'allerta meteo su base regionale, non è detto che non venga prorogata considerando le forti raffiche di vento che stanno preoccupando non poco la provincia di Caserta. Ieri raffiche di vento dalle stazioni meteo dei Salitiani di Caserta o Grazzanise e a Santa Maria Capovete hanno toccato i 90 km orari e per questo motivo che molti comuni nel casertano sia nella giornata di oggi che nella giornata di ieri hanno deciso di chiudere i cimiteri e di vietare ogni manifestazione economica come i mercati nelle aree delle loro città. I maggiori danni si segnalano grazie anche agli interventi dei vigili del fuoco nei comuni di Caserta, tra gli altri tra Casapulla, Curti e San Prisco. Passiamo allo sport, oggi sfida alle 12.30 tra Fiorentina e Benevento, i Viola vedranno di nuovo in panchina Cesare Prandelli, dopo 10 anni sfiderà per l'occasione le streghe di Filippo Inzaghi, per il Benevento problemi a centrocampo dopo la riscontrata positività di Brian Dabo, il calciatore rientrato dagli impegni con la nazionale del Burkina Faso è stato sottoposto a 2 test di risultato positivo, è totalmente asintomatico e rispetterà l'isolamento a casa. Il Napoli intanto attende il Milan a San Paolo stasera alle 20.45, dovrebbe essere Mertens il centravanti titolare della sfida che già sembra un match scudetto. A centrocampo partirà la coppia Ruiz-Bakayoko sulle fasce dubbio tra Lozano e Politano con il messicano che dovrebbe essere favorito, dall'altra parte sicura la presenza del capitano Lorenzo Insigne. E alle 15 c'è anche Casertana Bari, la squadra di Mister Guidi torna in campo dopo 2 match annullati per coronavirus. Ascoltiamo proprio le parole di Mister Guidi. Queste 2 settimane ci hanno permesso di lavorare in maniera individualizzata su dei ragazzi che magari erano più carenti di condizione perché non avevano potuto svolgere gli allenamenti con continuità ma solo di preparazione alla partita. Quindi ci ha permesso di individualizzare tanto i carichi di lavoro e soprattutto di poter lavorare su coloro che avevano bisogno anche di terapie particolari, quindi abbiamo lavorato in questo senso. Chiaramente a tutti quanti sarebbe piaciuto giocare per dare continuità alla prestazione di Francavilla e per trovare anche noi una continuità di gioco, di risultati che ci permetterebbero ancora di più di lavorare con molta più serenità e consapevolezza. Detto questo, abbiamo avuto la possibilità di preparare la partita di domani con grande accuratezza, abbiamo lavorato su quelli che sono i nostri principi con più continuità, quindi ci sono pro e contro, ma insomma sono soddisfatto di quello che in queste 2 settimane i ragazzi hanno fatto perché si sono allenati veramente in maniera eccezionale e con grandissima intensità. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, appuntamento più tardi con le altre edizioni del Prima TG, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, 2 marche del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.